prima il trattamento dell'animale era legato alla somministrazione di farmaci e quindi, come lei ben sa, il 544 ter è un reato che prevede specificatamente il dolo, quindi la volontà di cagionare un danno agli animali. In questo caso adesso invece è stata verificata l'esistenza solo del cosiddetto dolo eventuale, quindi non è accertato il maltrattamento sull'animale, non è accertato un abuso di farmaci, non è accertato nulla che sia riconducibile direttamente a un maltrattamento psicologico anche degli animali, quindi non solo fisico. Ciò che è accertato è che dicono che, visto che la struttura era carente dal punto di vista dimensionale, o meglio lo è diventata nel tempo, il sequestro permane perché Massimo Muccini, con l'età del gala rappresentante del delfinario, doveva mettere in preventivo che forse, mantenendo gli animali all'interno di questa struttura, da qui il dolo eventuale, forse potevano avere delle conseguenze gli animali, ma senza aver accertato che gli animali hanno avuto conseguenze e senza ovviamente aver accertato il dolo in capo al nostro Muccini. Quindi di fatto gli animali di per sé non sono maltrattati. Ciò che rimane è la struttura che non è adeguata e che, secondo una grandissima forzatura dell'articolo 544 ter del codice, giustificata con il richiamo a una sentenza della Cassazione del 29 di giugno di quest'anno, dove dice che non possono restituire i delfini in soldoni perché il reato di maltrattamento permane non per un dolo generico specifico, ma per il residuale dolo eventuale. Tu dovevi mettere in conto che forse può succedere. In realtà non è successo, però questo il Tribunale di Resana in ordinanza non lo può dire. Diciamo che siete però moderatamente soddisfatti comunque da questa sentenza. Ma moderatamente soddisfatti, diciamo che il fatto che non restituiscano gli animali, ma di per sé comunque io da avvocato la vedo come una cosa non positiva. Dall'altro, sa, in un'ordinanza come questa ti aggiungono alla fine, non ti restituiscono gli animali perché li rimetteresti nella struttura, no? Dove erano detenuti fino ad oggi, quando in realtà noi difensivamente parlando gli avevamo specificato che li avremmo lasciati all'acquario di Genova, quindi decade autonomamente questa accusa tra virgolette che loro fanno alla SRL. Però diciamo che ad oggi tutta la parte di dolo non esiste più, esiste questa grandissima forzatura per mantenere questo vincolo. E ad oggi il delfino non sta male, non è maltrattato, non è niente. E solo perché lì bisognava forse presupporre questa cosa. È una grandissima forzatura, le garantisco. Le chiedo solo un'ultima delucidazione. Sì. Quando le associazioni animaliste dicono che quindi il Tribunale del Riesame ha integralmente confermato il provvedimento di sequestro preventivo, falso, fanno una forzatura? È falso, non è che fanno una forzatura, dicono qualcosa che non esiste, perché non è così. La tesi del TM è che gli animali sono maltrattati psicologicamente e fisicamente. Questo non è così, non è quello, non è reale, non corrisponde alla realtà dei fatti. Sono maltrattati per un'eventualità che doveva essere presa in considerazione, che mantenendoli nella struttura, di farmaci non se ne parla. Le prossime mosse? Mosse valuteremo domani. Io domani vengo a Rimini, domani insieme ai miei clienti valuteremo probabilmente ricorso in Cassazione, vediamo. Ci troviamo davanti a comunque un'ordinanza, una decisione, testualmente citando quello che hanno scritto i giudici, tra cui la giudice relatrice, tra l'altro una ragazza molto giovane, che dice in conclusione, aperte le virgola, per ora, virgola, la situazione, i delfini non possono rientrare. Questo per ora comunque ci fa ben sperare.